Ti ho fatto venire il magone, dico la verità. Sì, il magone proprio. No, allora, aspetta, spieghiamo un attimino. Non potete capire, è arrivato, adesso poi faremo delle prove, dei giochi. Io sono rimasto basito perché fuori onda ha cominciato a farci delle magie meravigliose. Aperto, il portafoglio in fiamme. Oddio! No, ma non solo, adesso non le svegliamo, però ha fatto delle altre cose con oggetti comuni. Sì, come, ha girato. Come i tuoi occhiali, per esempio, ha fatto delle cose che adesso vedremo in diretta e ci darà piacere. Perché la penna, intanto benvenuto. Grazie Senti, dell'invito. Senti, ma posso dire, ma tu fai anche sparire le cose? Sì, molti soldi, guarda. Cioè, mani bucate. Allora, innanzitutto partiamo dall'inizio. Da bambino tu eri amante della magia. Sì, come un po' penso tutti i bambini. Tutti i bambini, perché... Ma io ci credevo. Tu ci credevi o ci credi? Beh, io ci credo ancora. Immagina un musicista che non crede nella musica. No, un mago che non crede nella magia, è proprio inconcepibile. Quindi tu, quando vai a vedere un tuo collega, dimentico quello che conosco. Perché non è facile dimenticare. Perché chiaro, tu sai delle tecniche, conosci dei principi. Quindi dimentico, mi lascio andare e vengo ingannato dolcemente dalle illusioni degli altri. Perché è importante questo, lasciarsi andare è importante. Come noi facciamo gli attori, andiamo a vedere uno spettacolo, una commedia musicale, magari abbiamo un po' l'occhio non critico. Ecco, nel senso. Sì. Questo credo che sia normale e spontaneo, come noi quando andiamo a vedere dei concerti, no? Oppure un attore ci viene a dire anche tu immagino che vedrai delle cose e dirai questo non so se poteva far meglio, perché sicuramente qua è stato tu vedrai bravissimo. Delle sporcature magari, certo. No? Non so, sì, come altri le vedranno in me, certo. Però ovvio. Quando dimentichi quello che sei, divento spettatore e vengo veramente in modo dolce ingannato. È bello. Ingannato pure non è la parola proprio corretta, vengo illuso dolcemente. Vieni catturato, dalla magia. Dalla bravura tecnica, da quello che dicono, dalla manipolazione. Quando hai iniziato? Io ho iniziato a 7 anni. Perché in terza elementare ci fu lo spettacolo di carnevale e venne un mago. Che tra l'altro questo mago io da adulto l'ho cercato. L'ho cercato perché probabilmente essendo di Roma è uno che adesso dei maghi anziani che veniva al club. Ah, beh, certo. È uno che adesso era uno di quegli anziani. Ma non ho mai capito chi fosse. E lui, niente, lì mi catturò. Io ricordo rimasi seduto a terra, i bambini tutti in piedi, io rimasi da solo così e dissi: io farò il mago. No, è meraviglioso. Sì, e da lì hai perché cominciato. Ti ha folgorato. Sì, da lì, avvicinati leggermente. Da lì ero tutto quello che facevo era chiaramente con la magia, appassionato di carte, avevo le carte in mano, i dadi. Poi nonna mi comprò il primo libro di magia in libreria. Il trucco c'è ma non si vede. Ma sai che questa cosa mi fa piacere, perché mio figlio, che adesso tra l'altro ci sta seguendo a casa, Emiliano. Ciao Emiliano. E lui pure è appassionato molto di magia. Ha acquistato un libro di magia tempo fa. E devo dire che nel farlo fai da te, no? Come immagino forse avrai fatto tu. Perché penso, una volta è successo questa cosa, racconto questo piccolo episodio, un aneddoto. Allo Zoo Marine c'era un festival della magia, no? E quindi andammo, non so, magari lo conoscerai, è stato fatto credo prima della pandemia. E ovviamente portai mio figlio. Allora poi, siccome stavo lì tra gli ospiti invitati, i maghi dissero a lui, perché lui gli ho detto lui sa fare delle magie, e si mise a fare una magia che aveva imparato molto bene. E devo dire che gli fecero i complimenti, perché era ovviamente molto semplice, però nella sua semplicità comunque lui riusciva a farla bene, molto cioè. bene. Quindi è bello questa cosa, e la cosa nasce bella così. Sai qual è? Per i ragazzi di adesso, che non sono più abituati a leggere ma hanno solo il visivo, se intraprendono la passione della magia, questa cosa li porta a stimolare un'altra parte del cervello che non usano più. Intanto a leggere, e poi se leggono e fanno quello che leggono, lo interpretano a modo loro, diventano unici. Certo. Infatti io sconsiglio sempre di vedere adesso i tutorial, li puoi vedere come aggiunta per vedere se quello che tu fai lo fai bene. Ah, così è? Però il problema devi fare, che molti devi prendono leggere. La personalità della persona che fa il video. Che spettacolo, ragazzi. Hai detto una grande cosa, perché è un po' la stessa cosa, visto che noi facciamo parte di un altro settore dello spettacolo, che è quello attoriale. Tante volte l'errore che io dico che fanno i ragazzi a cui magari faccio dei stage di recitazione è
quello di guardare l'attore al video, no? E poi tu fai l'attore, invece tu devi essere te stesso, interpretare quel monologo, non imitare l'attore. Certo. Magari puoi prendere spunto da quel modo, perché io ma credo devi che essere te. Per emergere bisogna far valere, far vedere la propria arte, no? La propria personalità, la unicità. Esatto, perché ognuno è unico. È vero, hai ragione, perché siamo unici. Sì. E, ti vorrei fare una domanda, poi ci fermiamo un attimo. Ma esiste la scuola di Harry Potter? Lo sai che tempo fa un comico, Marco Tana, no? Come no, Marco? Certo. Io avevo pochi capelli, ho fatto il trapianto. Me lo ricordo. E lui hai fatto la magia? Sì, ho fatto mi chiamava. Ma sai cosa mi disse tanto tempo fa Mago Lupis? Mi piacerebbe avere i capelli come i tuoi. E mi chiamava, dice, tra poco non sei più Harry Potter, un altro po' di anni sei Harry Porto. Harry Potter è fantastico. Bellissima. Infatti non la uso più perché adesso un po' l'ho messi, ce l'ho. Infatti stai bene comunque. Va bene, allora ci fermiamo un attimino. E tra poco allora ci farei qualche cosa. Come no, insomma. Vai, sì. Sì, ci farei vedere la tua unicità. Speriamo. Grande. Allora questo è Drive, Clean Bandit. Ci danno anche il video, grazie alla regia. Siamo per entrare nella realtà della magia, perché adesso lo inquadriamo il nostro Mago Lupis. Non è sparito, non ha fatto la magia a se stesso, è andato via. Ma che fa? È sparito, sta dall'altra parte, c'è alla destra del padre. Alla destra del padre, questa esatto. È la tua camera, quella è la tua camera. Eccola qua. Allora, siamo pronti. Qual è la camera di Mago Lupis? Ecco, per fare la magia. Ah, è questa qui. Ce la fai? Ce la fai, Dani? Sì, dai, si può fare. Un po' più vicino. Però ce la faccio, dai. Ce la fai. Allora, attenzione. Siamo pronti. E invece quella è puntata dove tu farai le magie. Quella esattamente. Là, quell'altra. Okay. Perfetto, capito? Quindi quella per la magia e quella per il tuo primo piano. Perfetto. Oh, benissimo. Allora, attenzione. Che cosa ci propone Mago Lupis? Vi faccio vedere una cosina simpatica di abilità. Sì. Questo è un pezzettino di carta velina. Sì. E poi abbiamo portato un accendino. Guardate, l'apparizione di diamanti, gioielli. Wow, un bellissimo anello. No, meraviglioso. Allora, sto qui proprio davanti, in primo piano. Anche indosso noi. L'anello, ok? Si vede nel dito. Allora, quante volte vi è capitato che l'anello rimane bloccato perché è troppo stretto? Allora, quello che vi consiglio per togliere ogni anello è questo. Lo prendete così e lo tirate in avanti. 1, 2, 3 e esce, vedete? grande! L'anello è chiuso, poi lo facciamo controllare. Sì. Da sopra a sotto, reggetevi forte perché siamo in primo piano. L'anello è sopra, a sotto. 1, 2, 3. No, vabbè. No, ma è incredibile, grande. Oppure lo possiamo anche fare da fuori. Ah, ecco, guarda, ecco. La camera. Vede? Ecco, c'è, ok. Da fuori vuol dire che si può togliere e si lancia. Pam! E rientra. Guarda, stringi in primo piano adesso. Voglio far vedere proprio la mano, che l'anello è veramente dentro. E adesso è incredibile. Seguitelo attraverso il dito. 1, 2, 3. No, impressionante, no, ragazzi. Voglio che ha tirato dalla controllo, dentro. Controllo. Magari pensano a casa si controllo. Apre. Controllo. Ti no, faccio vedere. Vediamo. Allora, attenzione, guardate, sta sull'indice, faccio vedere, vedete? Ma lo vedi? Mi date l'inquadratura? Grazie Stefano in regia, datemi l'inquadratura. Ah, eccola qui, grazie, eccola. Guardate, ecco il dito, sta sull'indice. È nel che deficiente, tu sei veramente un deficiente. Però Mago Lupis, se ti posso chiederti, no, la magia tutto, quella degli occhiali. Come no? È tutto chiuso, eh? Dai gli occhali a Mago Lupis, i tuoi i miei occhiali Ray-Ban. Che non sono Ducati, Ray-Ban. No, sono quelli di Paciullo, quelli Ray-Ban, che tu indossi. Perché? Come sono Ray-Ban? Sono i Ray-Ban, ho detto. Lei non mi critichi le cose mie, scusa. Allora, attenzione. Il famoso trucco dei Ray-Ban di Paciullo. Lo vendono proprio così. I Ray-Ban di Paciullo. Sui libri di magia. Come no? Attenzione, allora, aspetta, guardate, che inquadrano. Aspetta che la facciamo inquadrare. Sì, eccolo qua. Gli occhiali sono qui. È un esperimento di telecinesi, che non è la TV dei cinesi. Ah no, infatti. È il potere della mente che agisce sulla materia. Strofino solo le mani. Attenzione. Strofino solo le mani, senza toccare gli occhiali. Guardate. Guardate che roba. No, meraviglioso, vabbè. Meraviglioso. Ha girato gli occhiali senza toccarli. Veramente. Io queste cose a me pazzesco. Fanno impazzire, guarda, perché pazzesco. Mi fa impazzire. No, sei meraviglioso, ma è Mago Lupis, io lo chiamo Mago Lupis. Beh, è lui, così si veramente, chiama. Veramente. Grazie. Poi adesso ci fermiamo, poi torniamo. Tra l'altro
per fortuna ha avuto tante date, ma perché è molto richiesto. Ma meno male, siamo contenti per lui, se lo merita, ed è giusto anche così, insomma, perché è giusto che si lavori e finalmente si torni a lavorare nello spettacolo in tutte le sue forme. Quindi poi adesso ci farà vedere altre cose. No, io vorrei fare una domanda a Mago Lupis. Quindi, allora, da piccolo ti sei appassionato perché hai visto questo mago fare a scuola, no? Sì. La magia, e hai voluto iniziare. Sì. È entrato, e come è iniziato? Bacillus magicus. Ah, non paciullo. Bacillus magicus. Il bacillus magicus è il batterio della magia. Entra e non lo si toglie più. Poi grazie soprattutto perché io ho incontrato un signore che si... Ma adesso non c'è più. Come hai fatto a incontrarlo? L'ho incontrato al club. Allora, spieghiamo un attimo. Tu eri piccolo. L'incontro è stato a 17 anni. Ok, dai 7 che ti sei appassionato ai 17, come è stato il tuo percorso? È stato all'inizio, vabbè, andavo a scuola come tutti, però avevo il libro di magia, la scatola dell'apprendista mago, il piccolo mago, tutte le varie scatole con cui intrattenevo a casa parenti, genitori e amici. Da lì ho iniziato a fare feste di bambini con l'Happy Time, che io vivo a Ciampino, ed è un'associazione che faceva eventi, spettacoli per bambini. Inizio con loro come animatore. Animatore mago, sì. E i bambini vedevano del mio spettacolo 10 minuti, dopodiché se ne andavano, annoiati a morte. Sì, annoiati a morte. Adesso lo seguo. Però prima, insomma, era difficile intrattenere i bambini. Certo. E da lì, a 17 anni, entro poi nel club dei prestigiatori, il CMI Club Magico Italiano. E come si fa ad entrare nel club dei prestigiatori? Devi essere capace? Devi essere bravo? Vabbè, lì ci sono amatori, professionisti. L'esame c'era molti anni prima, prima di me. La generazione prima facevano un esame. Come si chiama questo club? CMI Club Magico Italiano. Posso entrare anche io? Se sei appassionato come amatore, però ti fanno comunque un test per vedere se sei o un curioso, se no non fanno entrare, se sei un curioso e basta. Se sei uno veramente appassionato puoi entrare e hai accesso alle conferenze, alla divulgazione, insomma, di trucchi di altri maghi. Capito? Bello. C'è CDM, che è l'International Board of Magician, che ha sede invece in America, e abbiamo i vari club e delegazioni qua in tutta Italia, sia con l'IBM che il CMI. E al CMI io incontrai poi... Ci fermiamo, no, lo diciamo tra poco, perché mi incuriosisce tantissimo. È bello, sì, perché sono quelle cose che non conosci e che è bello che un mago vero ci possa raccontare. Poi dobbiamo anche, diciamo, sfatare la cosa del trucco, perché non si dice il trucco. Certo, bisogna dirlo. Voglio capire. Vogliamo capire, va bene, quindi con noi Mago Lupis oggi. Giovanni, Mani Pucci la deve comprare, vero? Un altro protagonista della musica italiana, uscito da Amici di Maria De Filippi, grande successo, giovane e interessante, che abbiamo visto ai Set Music Awards. Esatto, sì, San Giovanni che è il nome del cantante. Certo, perché è Prosciutto Cotto, però. ha ragione. San Giovanni è buonissimo. Ha ragione, è vero. Che sta insieme a Giulia, la vincitrice di Amici, giusto? Esatto, sta con lei, che strombazzano insieme. Ma che cosa dice? Nel senso che cantano. Lei subito interpreta male. Certo, fanno musica, no? Colpa mia, lui canta al microfono e lei suona la tromba. Lei suona. Allora, Mago Lupis, la domanda che le ho fatto poc'anzi è se esiste una scuola di magia. Allora, la scuola di magia esiste, come esiste la scuola di pianoforte, la scuola di canto. E c'è il club, a Roma c'è il club, il CMI, quindi ci sono adesso anche ragazzi dai 6, 7, 8 anni. Ogni tanto faccio anche io lezione, che faccio parte anche io dei docenti del club, ci sono anche altri professionisti, e vengono portati avanti con lo spettacolo che si fa poi a fine anno. Che bello! Quindi imparano i rudimenti, come l'utilizzo delle carte, imparano a parlare davanti alla gente. Tu non hai visto lui come utilizza le carte? Impressionante, eh? Ma lo vedremo, no, ce l'abbiamo qua. È una cosa impressionante. Però io ho una domanda, Mago Lupis, da farti, che è legata a quello che dicevamo poco fa, per fortuna che il lavoro che c'è stato quest'estate, sei riuscito a fare serate, feste private, ci sono degli aneddoti, no, che capitano simpatici in queste situazioni, curiosi, divertenti. Cioè, ad esempio, non so, ti sei sbagliato e tutti hanno scoperto il trucco. Oppure, allora, un mago, oppure qualche persona che si è avvicinata, che ne so. Prima capitano, raccontavi un episodio di un signore. Beh, c'è stato uno. Capitano persone di tutti i tipi. Non so se si può dire tutto. Ma la finisco io, dato la un po' la vabbè, storia. Capita gente di tutti i tipi. E uno che mi ha detto che lui non aveva sotto i voti quattro mogli.
già divorziato. E io ho detto: ma come mai? Lui secco mi guarda e fa: io Pippo. Ma te credo, dopo 4 mogli e 4 divorzi, 18 figli, che ti è rimasto? Ha fatto come prete. A proposito di droghe, no? Di cose. Si è dopaminato. Io Pippo è bellissimo. Ma sono morto, detto vabbè, così secca. E invece una volta che hai fatto, siccome tu sei un mago, era sparito l'anello nuziale. Ah, capito. E tutti ti hanno incolpato. No, vabbè, capito, questa è una cosa agghiacciante. Sparì l'anello regalato dai testimoni alla, agli sposi, alla sposa. E ti hanno accusato? E dissero probabilmente è stato il mago, perché è l'unico che andava ai tavoli toccando e avendo questa, diciamo, questa confidenza col pubblico. Perché tu facevi micromagia? Facevo il close up, micromagia close ai tavoli up. E quindi durante il pranzo del matrimonio. Poi chiaramente è uscito fuori che il mago era innocente, no, certo, e l'anello era stato buttato nella spazzatura insieme ad altre cose. E per, cioè, sbaglio, per sbaglio, certo. Oddio, per mi sa che la sposa aveva già capito. Dicevi: damo, famo sparire st'anello così mi salvo. Forse era quello, no, un tentativo, dai. Senti, invece per quanto riguarda i trucchi svelati, oppure è una delle regole fondamentali, mai svelare un trucco, mai ripetere il trucco. Ma sono come i 10 comandamenti. Esatto. Ma tu... c'è una logica. Guarda, sicuramente la mettiamo dal punto di vista anche di un comico. Oppure, se tu racconti una barzelletta, la prima volta c'è l'effetto sorpresa, ridi. La seconda volta, se la racconti, non ha più senso, perché già sai come finisce, non c'è la sorpresa. Il trucco è uguale. Tu all'inizio non sai quello che sto per fare e quindi io godo dell'effetto sorpresa. Se ti rifaccio lo stesso trucco due volte, uno, guardi come lo faccio perché sai dove voglio arrivare. Certo. E poi non c'è sorpresa, non, certo, non ha più senso, quello, non ha più la senso farlo, chiaro. Però chiaramente molti trucchi vengono rifatti anche 3 volte, ma con tecniche diverse. Sono perché la tecnica sono, le tecniche, certo, sono tante. Sì. Se faccio lo stesso gioco con la stessa tecnica, la prima volta guardi quello che faccio, dopo puoi guardare il come lo faccio. Quindi un numero di magia non è mai fatto nello stesso modo. No, se lo vedi fare nella stessa sera, pochi minuti, 2, 3 o 4 volte, perché cambiano la tecnica. Ah, ecco, vedi? Vedi, è affascinante questa cosa. Sì. Il più delle quindi volte, scusami, non è una regola. No, quindi scusami, visto che i miei occhiali tu li hai rigirati 3 volte... È la stessa tecnica, no? È sempre un trucco, chiaramente. In questo caso no. Però se tu magari rifacevi, perché poi lo vedrete nelle storie che pubblicheremo su Radio Roma, se tu rifacessi i numeri con le monete, li fai con un'altra tecnica in quel caso? Sì, farai altre cose, okay, sì. Tutti i giochi legati alla manipolazione hanno più tecniche ma per poter fare essere realizzati. Perché sennò si potrebbe Sì, si perché potrebbe l'occhio è abituato. Quando vedi un film, se lo vedi 2 volte, vedi quei particolari che non hai visto la prima, così la terza, la quarta. Dopo 10 volte vedi anche la mosca che stava in fondo, che non avevi mai visto. Ha ragione, ha ragione. E il cervello funziona così. Quindi scusami, un David Copperfield che abbiamo citato fuori onda, che è un straordinario, quando vola cambia tecnica? No, lì no, perché lì è un atto teatrale ed è sempre quello, è diverso. Io parlo dei giochi che abbiamo fatto con di manualità, di manipolazione. Sì. Che bello, mi incuriosisce tanto. Allora facciamo una cosa, noi tra poco torniamo. So che hai da fare tra poco, no? Devi andare via, devi sparire. Sì, sparisco, ma abbiamo tempo ancora. Abbiamo tempo e torniamo, allora, il tempo tra poco della pubblicità. Esatto, sì, Mago Lupi, se si prepara ci farà godere delle sue magie, della sua maestria qui su Radio Roma, su Vediamo 115. Vediamo se riesce a farci fluttuare nell'aria. Peccato che chi è in macchina e ci sta seguendo su 104 in FM non possa vedere, però magari forse con il racconto che stiamo facendo questa intervista sarà inserita nei podcast di Radio Roma, andando su radioroma.it. E allora adesso contigli per gli acquisti. Don't be shy. Eccoci qua in diretta a 12.45 Radio Roma. Brugia. Ancora con Mago Lupis che ci sta affascinando con dei racconti ci fuori onda. Ci siamo persi. Noi veramente stiamo, come hai detto tu all'inizio, siamo catturati dai racconti di magia meravigliosi, ma soprattutto da dei racconti anche che fanno ridere, perché fanno molto divertenti. Ridere. Ecco, questa è una magia. Mo sparisce Mago Lupis sotto la tavola. No, questa scusate, non è preparata. No, perché stanno accadendo delle cose magiche. Mago Lupi, se raccontiamo un attimo quell'aneddoto che ci stavi dicendo del numero del campionato italiano? Sì, quello. Sì, ah, sì, quello e poi Binarelli. Allora, Tony Binarelli, che è per me è il mio maestro tuttora, lo vado a trovare con un mio grande amico mago, Gabriele Gentile, che è poi il mago dello Zecchino d'Oro, chi lo conosce, le scatole di magia che vedete, c'è il mago Gentile. Allora andiamo a trovare e Tony ci fece un gioco con le carte, dove la carta scelta era il 7 di picche. Questo 7 di picche usciva sempre, ogni tanto c'era il 7 di picche, sempre così. Va bene, andiamo via. Mentre stiamo a casa sul raccordo anulare con la macchina, Tony Binarelli mi chiama al telefono.
e mi dice: il gioco non è ancora finito, accostate con la macchina. Noi siamo guidati, io entro nell'autogrill, certo, con il telefono, e mi fa: prendi le carte che hai in tasca. Io prendo il mio mazzo di carte, aprile, e c'era una sola carta girata. E lui mi dice: vedi il 7 di picche colpisce ancora? Ed era il 7 di picche. No, vabbè. Pure il mazzo di carte del mio amico, lui bravissimo, lo prende, ragazzi, apre, c'era una carta girata. Cioè, io non so quando le abbia girate. Comunque, il gioco di carte che comincia all'ora di cena e finisce dopo l'una, io, con me che sto in strada da solo, non l'avevo mai visto. Certo. Ma certo, un'idea allucinante, straordinaria. È pazzesco, sì. Guarda. Senti, veramente, no, invece vorrei raccontare quello del campionato italiano. Il campionato italiano, io, e il numero che ho fatto con la banconota. Il numero che ti ha permesso di vincere il 2016. Ed era questa banconota 2014. Che appariva all'interno di questa sigaretta, che stava dentro un pacchetto di sigarette, dentro un pallone gonfiato, sì, con l'elio. Sì. Io faccio la prima volta, lo provo al Comic Ring Show, sì, che era organizzato da Stefano Fabrizi, sì, sì, e al Comic che avremo come ospite prossima settimana. Ah, verrà, salutiamo. E c'erano tanti comici, io mi sono esibito, ho fatto questo numero per prova. Che è successo? Che quando lo spettatore ha preso la sigaretta dal pacchetto, la sigaretta era vuota, c'era solo tabacco, e non ho trovato la banconota, però ho pensato forse sta nelle altre. Questo ha rotto 10 sigarette e la banconota non c'era su nessuna delle 10. Mamma mia. Non ho capito dov'era l'errore in quel momento. Sapevi, no, io. Però intanto sono spariti 20 euro. Perché l'ha bruciati. L'ho bruciati. Avevo lasciato però a lui il pezzettino col numero di serie. I 20 euro per me, io ero vittima di un fenomeno paranormale in quel momento. Io non sapevo dove fossero, perché non sapevo dove fosse l'errore. Erano sparite, no, pazzesca, davvero. Quindi questo l'ho mandato a posto, non l'ho più visto, ho perso i 20 euro, è rimasto con un pezzettino. E arrivò Stefano Fabrizi, che era, credete, l'autore del comic, certo, il regista. Ci devi rifare la faccia. Senti, poi è qua, mi ha chiamato. Ma che gioco è questo? Ma chi gli ha culato i soldi? Hai fatto sparire i soldi davvero? Io dicevo: no, Stefano, è stato un errore. Ma quale errore? 20 euro, questo non c'ha più 20 euro. Fantastico, vedi, queste sono il dietro le quinte dei giochi di magia. Beh, no, aspetta. Poi l'ho scoperto a casa l'errore. Perché poi a casa ho trovato il pacchetto di sigarette che avevo preparato, che era lì, ma preso da una distrazione, certo, ho messo via il pacchetto sbagliato, quello che non avevo manipolato. Esattamente. Quindi sono partito da casa col destino segnato. Mamma mia, era pazzesco. Senti, Magolupis, ci puoi salutare con un breve gioco, vai, di carte, sì, così. Guarda, ma tu riesci a farlo pure qui vicino a me il gioco di carte? No, come no, sì, lo posso fare. Cioè qua, certo, sì, così. Sì, ah, no, di là, sì, vai di là, perché... scusami, eccolo lì, guarda. Perché è preparata la camera, eccola, vedi? Eccola lì. Allora, la camera è quella lì, guarda. Sì, eccola là, perfetto. Vai, attenzione, Magolupis, allora, con l'ultimo gioco. Questo è il pacchetto di carte. Sì, beh, certo. All'interno abbiamo 52 carte francesi. E sono anni che faccio giochi di carte e non capisco come facciano ad entrare in una scatolina che è troppo piccola. No, no, troppo piccola. No, troppo. Pazzesco. Cioè, vabbè, ma a parte la scatolina, di queste carte, sì, chiedo di prenderne una, sì, quella che vuoi te, senza che ti fa influenzare da me. Quella che vuoi. Ecco, mi ha influenzato. Mi ha influenzato. Prendi un'altra. Non a caso? Vai, sì. Sta qua. E ho anche portato un pennarello. Sì. Il pennarello, guarda, questo ve lo faccio vedere. Metti il pennarello nella mano, stringi, sì, forte il polso in modo che non, sì, passi il sangue. E se stringi forte il campo magnetico, si crea, il pennarello non cade. Però non devi mai girare la mano al contrario, perché no, ma... il dito. Certo, sennò che devo fare? Senti, mi metti la tua firma, la vostra firma. Ma, sulla carta. Ma, io rimango davanti, ma tu la devi vedere, faccia, la devi vedere la foto? No, scusami, la carta. No. Allora, noi ci. Sì. Ok, girati. Vai. Tu, io firmo. Beh, qua. Ci metti piccola, così metto la tua bella firma. Così ve la lascio a voi. Vai. Per ricordo. E questa qui sarà la carta porta fortuna, la carta di questa giornata che abbiamo passato insieme. Eccola qui. Perfetto. L'hai firmata, benissimo. Lasciala, sì, pure qua sul mazzo. Perché questa adesso è una, beh, carta che è resa unica. Sì. Non ci sono altre carte uguali a questa nel mazzo con, no, la firma. Le vado, no, a mescolare, guarda che bello. Questo si chiama miscuglia all'americana, sai perché? Perché? Perché si fa in America. Poi c'è questo, miscuglia all'italiana. Perché? Sai perché? Si fa in Italia. No, perché è facile. Miscuglio colombiano, lo conosci? No. Vabbè, allora proviamo adesso a capire la carta che hai scelto, perché è la carta che pesa di più, essendo più inchiostro, c'è la tua firma, certo, dovrebbe essere qua. Faccio un altro giro, ho fatto un taglio rapido e secondo me la tua carta, vado proprio sicuro, è questa qui. No, ma grande! È un 9 di quadri. Ah no, non l'ho vista. No, no, anche perché non è firmata. Non è firmata. Allora guardate, rimango piano piano, se mi scendi sulla mano rimango morbido, 9 di quadri.
non faccio mosse strane, lo tengo sulla punta delle dita, uso questo piccolo attrezzo che è il salva errore. Il salva errore? Viene messa la carta dentro, no, mamma. La vedete anche voi? Sì, 9 di quadri. 9 di quadri all'interno. E non è la carta che abbiamo scelto. No. Se mi fai un primo piano con la camera. Riesci, eh? Riesci a vedere, mi avvicino io? Avvicinati tu, aspetta, vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo. La carta si vede comunque, eccola, si vede. Aspetta, vieni vicino a me adesso, dai. Perché l'errore è stato fatto. Sì, vieni qua, più qua. Aspetta, facciamo così, guarda. Si vede. Si vede? 9 di quadri, eh? Non è firmato, quindi, tienilo giusto? Tienilo te, No, non mi fa fare cose che... Guarda davanti la telecamera, 9 di quadri si vede. Aspetta, te lo prendo. Lascia. Vado, eh. Guardate bene dal monitor, 9 di quadri, lo agita. No, vabbè. No, non ci credo. No, vabbè. Ha cambiato. Ma c'è come? Esattamente l'otto. No, fuori. Una carta sola, non ci Brugia. Credo. Una sola carta, controllala, è la tua, c'è la tua firma. Ma come ha fatto? No, vabbè, pazzesco, ragazzi. Eccola, con la firma. Lotto. Ma meraviglioso, grande. Bravo. Se vai a cena al ristorante. Sì. Se vai a cena al ristorante e ti chiedono paghi con carta, tira fuori con questa firma, è già pronto. Grazie, questa ce la daremo per ricordo e faremo una foto. Veramente, adesso la facciamo. Grazie. Mago Lupis, allora, prima di salutarci, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grandissimo. Perché so che dovrai adesso entrare nella famiglia, una puntata, giusto, di Italia's Got Talent. Quindi noi ti facciamo veramente tanto in bocca al lupo, sperando che tu possa vincere davvero. Esatto. Che possa arrivare fino in fondo e che possa ovviamente essere premiata la tua maestria. A parte Italia's Got Talent, non hai mai pensato di fare uno spettacolo a teatro? A teatro abbiamo fatto, adesso chiaramente col COVID un po' difficile. Sì, ma l'ultimo che abbiamo fatto è stato prima del COVID, a dicembre 2019 con Marco Capretti. Abbiamo fatto lo spettacolo insieme, una commedia. Me lo ricordo. Il mistero comico. Sì, ricordo anche io, è vero. La storia di un mago che sono io, che faccio uno spettacolo e invece di far apparire un animale che era una capra, mi appare Capretti che stava in accappatoio. Capretti insegna a me la parte comica, io insegno lui a diventare più mistico e magico. Ma bello, bella idea. Idea di Marco, regia di Marco Capretti. Veramente bello. Speriamo bello. Che possiate riprendere, soprattutto davvero un grande in bocca al lupo e un applauso per Mago Lupis. È stato un piacere averti qui. Ciao grazie. A tutti, grazie a voi. Grazie davvero. Allora, grazie, noi ancora pochi minuti di Vi Piace e intanto questo è Tony F. Che canta Tony F? Che canta F? F, è semplice. FF. Hey!